Alleluia, siamo contenti di poter esprimere veramente il progetto di Dio nelle varie dimensioni. E tante volte abbiamo enfatizzato su una dimensione più dell'altra, e in quel versetto che ricapitola un po' tutto il senso del cammino cristiano, cioè che è fede operante attraverso l'amore, abbiamo enfatizzato abbastanza sulla fede, abbiamo enfatizzato abbastanza in questa comunità, enfatizziamo molto sull'amore, ma c'è questo operante che ha a che fare, come stava sottolineando il fratello Gheri, con la traduzione, con la capacità di trasformare quelle intuizioni, quella dimensione di chiarezza che Dio mette nei nostri cuori in qualche cosa che sia fruibile, che sia utilizzabile per noi, per gli altri, qualche cosa che si trasformi in un cibo reale per gli altri. Quindi questa mattina vogliamo guardare un attimo, vogliamo porre un po' di attenzione a questo aspetto dell'operante, cioè di un'azione che seppure nasce dalla fede ed è motivata dall'amore, quindi nasce dalla fede, non è un'opera fine a se stessa. Noi evangelici tante volte ci gloriamo tanto di una salvezza che non è per opere, ma è per grazia, ma ci dimentichiamo che la fede che ci permette di essere salvati è la stessa fede che produce le opere, che produce dei risultati, che produce qualcosa di concreto che possiamo sperimentare e che possiamo anche trasmettere agli altri. E quando vogliamo vedere, mettere a fuoco qualche versetto questa mattina su questo tema, per esempio in Giacomo capitolo 2,14, c'è un verso che sintetizza quello che abbiamo detto e da cui partiamo con la riflessione questa mattina. A che serve, 2,14, a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi. Ma non date loro le cose necessarie al corpo, a cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Questo è un concetto importante perché l'Apostolo Giacomo dice chi dice di avere fede, perché una fede reale produce dei risultati e produce dei risultati, produce anche la salvezza, perché è per fede che riceviamo la salvezza, ma il risultato deve avere la possibilità di esprimersi, di concretizzarsi, di uscire fuori dal mondo invisibile. Perché sappiamo tutti che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono, ma il potere che la fede ha è proprio quello di portarle nel mondo visibile e quindi nel mondo tangibile in qualche modo. Non vedere per credere, ma credere per vedere. Una fede che non vede mai trasformare qualcosa deve essere messa in discussione, può essere una fede mentale, può essere un'approvazione mentale. E lo Spirito Santo questa mattina vuole farci comprendere come è importante, man mano che scopriamo le risorse di Dio, che queste risorse diventino un reale servizio, un reale impegno a favore degli altri. E quando diciamo altri, non parliamo solamente delle missioni più lontane, anche quelle, ma parliamo del contesto, come abbiamo sentito dal fratello Gheri, iniziale, quello di casa propria, il luogo, il contesto dove noi ci muoviamo.
E questo è un incoraggiamento, perché tante volte pensiamo che il luogo dove noi siamo ci impedisca di mostrare realmente le opere, di mostrare il frutto della fede. Invece lo Spirito Santo vuole farci testimoni, che poi sarebbe anche martiri, secondo l'etimologia, proprio prima di tutto nella nostra Gerusalemme, nel luogo dove siamo, nel luogo dove pensiamo che invece tante volte non possiamo disporci o non possiamo vedere manifestata la gloria di Dio. E quindi questo è un incoraggiamento prima di tutto, se volete, all'attività sociale in famiglia, all'attività sociale lì dove prima di ogni luogo siamo coinvolti, siamo impegnati come genitori, come figli, come marito, come moglie, ma dove abbiamo sicuramente un campo che è un campo di battaglia, ma allo stesso tempo è un campo dove la nostra fede può cominciare a produrre qualche cosa, produrre un risultato a favore della persona che c'è accanto. Non possiamo avere l'ottica di occuparci di tante altre cose e disconoscere i bisogni che ci sono già a casa nostra. Ci sono tante parti della scrittura che potremmo citare, mi viene in mente semplicemente quella della persona che rimane sulla via che stava percorrendo, colpita, bastonata dai briganti, e poi passa un sacerdote, doveva andare a fare qualche predica, passa un levita, e poi passa un samaritano e coglie il problema. In quel momento il samaritano è qualcuno che riconosce di essere prossimo, vicino. Capite? Perché tutta questa parabola Gesù la spiegò proprio quando qualcuno gli chiese, perché forse non voleva capire o non poteva capire, dice: ma chi è il mio prossimo? E se Dio ti dovesse chiedere questa mattina chi è il tuo prossimo, la stessa parola te lo dice: il prossimo è quello che è più vicino a te. È chiaro che in quel momento, nel momento in cui il sacerdote e il levita si trovarono prossimi, vicini a quell'uomo colpito, bastonato, ferito, erano nella condizione di poter essere famiglia per quella persona, capitemi? Però il prossimo è la persona, le persone che sono più vicine a te. È lì che Dio ti incoraggia questa mattina a iniziare la tua missione sociale. Perché se qualcuno vede, al posto di metterci qui un fratello o una sorella, ci mettiamo, se uno vede un figlio, una figlia, se uno vede una moglie, un marito, non voglio dire che non hanno vestiti, perché magari una moglie che non ha vestiti è una cosa un po' rara, no? Di solito alcune persone comprano magari troppo vestiti e vorrebbero un altro vestito, no? Non si tratta di questo. Ma se vedi una persona prossima a te che ha un bisogno, che ha una difficoltà, che ha qualche cosa di cui manca, di cui è carente. E non sto parlando semplicemente di cose materiali, ma in ogni senso, forse potrebbe essere una carezza, un figlio che ha bisogno di una carezza. Anche quello è qualcosa. Se il tuo bene non si esprime anche in una maniera pratica, in un servizio, noi facciamo sempre l'esempio di andare a buttare la spazzatura o altre cose, quante cose puoi fare per il tuo prossimo a casa che già hanno il senso di una missione sociale? Inizia da lì, e Dio dà un grande valore al fatto che noi siamo in grado di trasformare la nostra spiritualità, il nostro amore, dall'astrazione alla concretezza di un gesto, di sacrificio, di servizio. Se tu invece dici a questa persona che si sta accanto, dice: vai tranquillo, però in realtà
non ti preoccupi assolutamente di cercare di soddisfare i suoi bisogni, capisci bene che questa non è fede. Perché è probabile che proprio perché in quel momento tu sei il prossimo, cioè tu sei il più vicino a quella persona, proprio tu puoi essere usato per essere uno strumento di benedizione. Quindi figli, che pensate semplicemente io voglio servire là in Africa, cominciate a dare un servizio nelle vostre famiglie, nella vostra casa, poi Dio vi porterà anche magari ad essere missionari in Africa o in altri posti, ma sottolineiamo questo bisogno di iniziare da casa nostra. E leggiamo velocemente quel brano che mi era venuto in mente in particolare, è un brano lungo, lo leggo velocemente, lo conoscete tutti, in Matteo 25:31, riguarda un po' il giudizio, ed è un poco quello che ho sentito forte in connessione anche a questo fatto di istituire questa commissione sociale e missioni. Capitolo 25, verso 31. Quando il figliol dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. E allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato, in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, ma quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero, nudo o ammalato o in prigione, non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non lo avete fatto a uno di questi minimi, non lo avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Da questo brano può sembrare quasi che siano le opere a comprarci la salvezza, ma sappiamo che non è così. Ma quello che Gesù voleva esprimere in maniera chiara è che nel giudizio che lui farà in toto non sarà importante la teologia che abbiamo, la ortodossia dottrinale, ma la prima cosa che sarà importante se abbiamo fatto l'opera più grande che una volta chiesero a Gesù qual era, quella di ricevere me, di comprendere che io sono l'unico mezzo di salvezza. Questa è la prima opera fondamentale che ci viene chiesta di fare, riconoscere Gesù come nostro Salvatore. Questo ci abilita sicuramente a entrare nel regno di Dio, ma poi, in successione a questo, le opere nasceranno dal fatto o meno se abbiamo amato, e non a parole, ma a fatti e in verità, cioè
se l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori realmente si traduce, si esprime, si incarna nel servizio per gli altri. Questo è importante capirlo, perché Dio, sebbene ha un amore particolare per ognuno di noi, nello spirito che ci trasmette c'è questo desiderio di corpo, cioè desiderio che tutti possano beneficiare. E noi abbiamo grossi problemi in questo, sia per una cultura che non è di popolo. Il popolo di Israele era un popolo, ragionava come popolo. Noi ragioniamo come singoli, ragioniamo in maniera sottilmente egoistica, e anche se tante volte per cercare di superare questo si formano le associazioni per questo, a favore di questo, e sono cose belle, in realtà questo denota che noi abbiamo difficoltà a sentire l'esigenza degli altri come qualcosa che ci riguarda e ci sfida direttamente. Abbiamo questa difficoltà, abbiamo una vista corta che tante volte raggiunge al massimo quella che riguarda il benessere della nostra famiglia, dei nostri parenti più stretti o... e si ferma lì, ma la sensibilità di Dio è più grande e ha desiderio di trasmetterci questa sensibilità. Non sottolineo gli aspetti in cui Gesù, che rappresenta un po' questo re, se vogliamo, esprime nel trasferire l'amore in pratica. E se ci fate caso, questo amore trasferito in pratica è un amore che ha bisogno di raggiungere in primo luogo le persone più fragili, le persone più in crisi, le persone più in difficoltà. Quando si parla di nudità, quando si parla di prigione, quando si parla di malattia, si parla di stati della persona dove c'è un bisogno particolare, dove c'è una situazione particolare che può essere un momento non soltanto per fare agire realmente la misericordia che Dio esprime attraverso di te. Vedi la situazione che viene rimproverata in quella parabola del ricco e di Lazzaro, come a dire: Lazzaro era vicino a te perché tu potessi esprimere la tua misericordia. Come a dire, il povero, la difficoltà, le situazioni più gravi spesso sono vicino a noi perché possiamo trasmettere attraverso il carattere di Dio la soluzione di Dio, la sensibilità che Dio ha verso quelle situazioni particolari di disagio, come la povertà, in tutti i sensi. E allora è forte quello che ci viene detto in questa parte del Vangelo di Matteo, perché è come se realmente quello che noi facciamo nei confronti di un povero, di qualcuno che è in difficoltà, è come se lo facessimo nei confronti di Dio. Dio si identifica, Gesù si identifica con quelli che hanno difficoltà. Gesù è a favore di quelli che hanno difficoltà. Gesù ha un cuore particolare per chi versa nelle difficoltà più grandi, e quindi quando noi esprimiamo un'azione solidale nei confronti di chi ha queste difficoltà è come se stessimo abbracciando, facendo del bene a Gesù. Capite? Perché il suo cuore è lì, il suo cuore è con chi soffre, il suo cuore è con chi subisce violenza infantile, il suo cuore è con tutti quelli che il sistema perverso di questo mondo sta lasciando schiacciati, sta lasciando per ultimi. Certo, il suo cuore è per tutti, non voglio dire che Dio ha parzialità, ma è particolare verso l'ultimo, verso il piccolo, verso l'abbandonato, verso chi non può contare su niente. Ecco perché è forte quello che lui esprime in questa parabola, perché ha un desiderio grande che la sua Chiesa sia il suo braccio steso verso
verso chi ha difficoltà, chi ha problemi, chi è solo, chi è abbandonato, chi non si può difendere. La sua Chiesa diventa il braccio verso chi ha queste particolari difficoltà. In un altro contesto, in Luca 14:12, andiamo verso la conclusione, diceva pure a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi. Che poi potremmo dire non invitare soltanto, che qualcuno poi lo prende alla lettera e non invita più né parenti, né amici, né fratelli. Non invitare soltanto, non invitare in primo luogo quelle persone da cui hai un riscontro subito, perché tu inviti lui, lui invita te. Tu fai un sorriso a lui, lui fa un sorriso a te. Questo è bello, questa è comunione, ma attenzione, ma quando fai un convito chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare, infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Ancora qua vediamo il cuore di Dio, come a dire, nel momento in cui esprimi il mio amore, non ti preoccupare di esprimerlo solamente a persone che possano ricambiarti, perché quello sì è bello, ma l'amore mio è ancora più grande e credo che noi lo stiamo sperimentando nella grazia che Lui ha verso di noi. Quanti di voi si sono resi conto che non riescono a ricambiare abbastanza la grazia di Dio? Dio ti continua ad amare e tu dici: mamma mia Signore, ma non ne azzecco una, e tu mi continui ad amare, com'è possibile? Il suo amore continua, continua, continua. Allora è questo tipo di amore che poi viene espresso nel momento in cui Dio ti chiama a fare lo stesso con altri. Cioè nel momento in cui vuoi esprimere quest'amore, questa solidarietà, esprimila soprattutto nei confronti di chi non ti può dare un contraccambio. E quindi invita a mangiare persino il tuo nemico, se ha fame dagli da mangiare, dice la scrittura. Invita il fratello più antipatico, la sorella che non sopporti. Questa è un'applicazione pratica, perché poi non ti può dare un contraccambio, magari non solo la inviti, non solo la fai venire a casa, ma poi ti dirà pure che ha mangiato male a casa tua. Ma l'amore fa questo, non cerca il contraccambio, cerca di esprimersi. E così, non soltanto quindi nei confronti delle persone antipatiche, ma come dire, estendi la tua capacità di amore a delle persone che in qualche modo non possono darti niente, perché quello significa che le stai amando di un amore che è soprannaturale, non è un amore sé. Io ti amo se tu puoi. Io sono gentile con te se poi il mio portafoglio cresce. Tanti meccanismi con cui noi associamo il dare a un contraccambio. Io ti invito perché tu non mi hai mai fatto una buca, cioè nel senso non mi hai piantato o non sei venuto all'appuntamento. Tante cose in cui condizioniamo. Dio ci chiede questa mattina di imparare a estendere il suo amore senza condizioni, senza riscontri, sapendo che impegnandoci in questo il bene produce sicuramente un bene, non è detto che lo produca subito. Potremmo fare l'esempio della casa famiglia, non è detto che quel periodo in cui quei giovani riescono a stare lì subito riusciranno a essere obbedienti, perfettamente integrati, che non creeranno problemi. Non è detto che il risultato sarà istantaneo, però qualche cosa è piantato nel loro cuore. Prima o poi
questo sarà ritrovato al tempo di Dio. L'importante è piantare, seminare con fede, con fiducia, con speranza, e l'importante è adoperarsi per gli altri con la fiducia che Dio è con te dalla parte tua e ti sta dicendo: vai, vai a dare da mangiare, vai a dare da bere, accogli lo straniero, vesti quello che è nudo, visita l'ammalato. Visita l'ammalato, non c'è bisogno, certo, se costruiamo una commissione di assistenza agli ammalati è più semplice per organizzarsi, ma andiamo tante volte, quando ci troviamo, non so se vi capita, qualcuno va a trovare qualche parente all'ospedale, non siate monotematici, come a dire, ma nel mentre che parlate con quello, date una parola anche a quello del letto accanto. Date una parola a quell'altro lì, è una cosa bellissima quando noi andiamo a trovare già un ammalato che è nostro parente, che ci andiamo perché non si dica che poi non ci siamo andati, tante volte si fa per una ragione che è un po' al di là dell'amore, ma si va, ma quando siete là e vi prendete il sorriso di quello, oh ti sei ricordato di me, e voi già, sì mi sono ricordato, sono bravo, a parte quello, c'è qualcun altro accanto, in un altro letto, ma date una parola, un incoraggiamento, un sorriso a qualcuno forse che incontrerete una volta sola, ma se gli date un bicchiere d'acqua, non perderete la vostra ricompensa perché glielo date nel nome del Signore e attraverso l'amore di Dio. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, diceva l'apostolo dell'amore, prima Giovanni 3,16. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita nostra per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Non a parole, anche a parole, anche a parole, non solo a parole, ma a fatti. A espressioni concrete della nostra capacità anche di sopportare gli altri, di sacrificarci per gli altri. Questi sono segnali altrettanto forti di quando in comunità ci scambiamo un gesto di affetto, un gesto di amore, ma se questo mette a posto il tuo senso di coscienza, come a dire ho fatto il mio dovere, mi dispiace, questi sono ancora una parte. Ma questa parte continua nel essere capace di essere solidale con i tuoi fratelli, in particolare fate del bene a tutti, dirà la Scrittura, in particolar modo ai vostri fratelli in fede, e io aggiungo in particolar modo a quelli della vostra comunità locale e in particolar modo a quelli della vostra cellula, ma in un senso più grande a tutti quanti, fino al prossimo, fate del bene, ponetevi in un atteggiamento solidale nella concretezza. Potremmo fare 100.000 esempi pratici. Andate a trovare una sorella a casa che sta facendo un sacco, che sta, gli sta, diciamo, la pentola sta bollendo, l'altro sta facendo un'altra cosa, e gli suona il citofono, sembra quasi che descrivo mia moglie. Ma penso che le vostre vite siano abbastanza movimentate, soprattutto se siete donne, madri, eccetera, eccetera. E a un certo punto, nel mentre che siete in quella casa, cominciate a raccontare non so che cosa, e questa persona vi va dietro cercando di correre a destra e a sinistra, e deve pure ascoltare voi che dovete raccontare non so che cosa. No! In quel momento, cos'è concretezza? È calarsi nel problema dell'altro, essere solidale,
E magari mettersi come a dire stai al telefono, io finisco di cucinare la pasta, eccetera, eccetera. Queste cose sono cose che sembrano scontate, ma sono basilari per costruire un amore che non sia teorico, ma sia fatti e in verità. E da queste cose poi nasce anche la solidarietà, si estende, non prescinde queste cose, ma si estende. Lì poi possiamo andare in carcere, lì possiamo parlare dell'amore che Dio ha per le persone che si trovano in difficoltà. Ci alziamo in piedi. Dio sta cercando delle persone che non solo abbiano scoperto questo messaggio meraviglioso della grazia, che hanno ricevuto la grazia, che hanno questa concessione meravigliosa di poter accedere al trono della grazia di Dio, di poter scoprire che hanno avuto questo dono meraviglioso, ma Dio sta cercando persone a cui trasmettere il suo cuore. E chi meglio dei suoi figli può sentire il cuore del padre, il cuore di Cristo, che si identifica con ogni persona che si trova nel disagio, che si trova nella difficoltà, che sta gridando, anche se tu non sei in grado di sentire le sue urla. Sapete quante persone intorno a voi stanno gridando di solitudine, di paura, di angoscia? E forse l'indomani l'avete vista di passaggio, di sfuggita, e si andrà a suicidare. Molte persone stanno gridando di solitudine. Sono altro tipo di povertà, ma purtroppo ci sono queste povertà anche. E nessuno se ne accorge. Dio se ne sta accorgendo. Dio è cosciente di tutto quello che sta avvenendo. Ma vi dico una cosa incredibile. Dio è limitato. Dice, ma come, Dio non è onnipotente, onnipresente? Dio ha deciso di limitarsi attraverso la strumentalità di esseri umani, che potessero capire il suo cuore, ricevere il suo cuore e agire come le sue mani, i suoi piedi, andare in determinati posti, essere strumenti. Dio è limitato alla mia disponibilità di vivere per lo spirito di servizio, di amore, a partire dalla mia famiglia. E io voglio che questa mattina possiamo chiedere perdono a Dio se non abbiamo compreso che questo spirito inizia proprio da casa nostra e poi va oltre con una forza sempre più grande, con un'unzione, con un amore che è capace di abbracciare sempre di più, con un amore che si corrode per gli altri, che cerca il bene degli altri a tutti i costi. Abbiamo grandi esempi in tutte le confessioni cristiane. La Madre Teresa di Calcutta, a non so chi altro, persone che hanno cominciato a vivere sempre di più nel desiderio di vedere gli ultimi non morire, non essere schiacciati, ma essere valorizzati, perché l'amore di Dio è verso gli ultimi, verso i poveri, i piccoli, gli abbandonati, i diseredati, quelli che sono nelle prigioni reali, ma quelli che sono nelle prigioni diaboliche che il nemico ha costruito e sta cercando persone che hanno compreso questo, che hanno avuto questa rivelazione, come ha detto qui E il re risponderà a loro,
in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Quello che hai fatto, quello che farai a favore di uno dei minimi, forse invisibili, fratelli, prossimo, lo hai fatto a Dio. E non perderai la tua ricompensa e la fatica che hai fatto per farlo, perché servire gli altri costa fatica. Si può fare con l'amore, si può fare con l'unzione, si può fare con i carismi, si può fare con lo Spirito Santo, con le parole di conoscenza, si può fare con tutto questo armamentario meraviglioso, ma si fa col tempo, si fa con lo sforzo, si fa con l'attenzione, con l'intelligenza, con il corpo, si fa con tutto. Ma non perderai la tua ricompensa e la tua fatica non sarà vana. Quindi preghiamo questa mattina, chiediamo perdono a Dio per non essere stati capaci di comprendere questa missione a partire dalla nostra famiglia, e disponiamoci al servizio del nostro prossimo, della persona vicina, della persona che Dio ci metterà, della persona accanto, della persona che andremo a trovare perché è abbandonata e sola e forse non si può neanche muovere. Pentiamoci questa mattina e facciamo dei proponimenti pratici. Dio metterà nella tua mente delle persone da visitare, delle persone a cui esprimere questa solidarietà. Vai, forse dei vecchietti, sono forse anche tuoi parenti, tuoi conoscenti, vai, vai lì, e in quanto lo avrai fatto a uno di questi minimi, l'avrai fatto a Gesù. Alleluia, preghiamo. Signore, grazie perché il tuo progetto è un progetto che ci ha portato in un luogo meraviglioso, una bella eredità ci è pur toccata, Signore. Siamo figli iscritti all'anagrafe celeste, siamo tuoi figli, Signore. Ci hai liberato dal potere delle tenebre, ci hai trasportato nel regno del tuo amato figliuolo. Hai pagato il prezzo per questo passaggio di proprietà. Siamo in te, Signore, siamo nell'eternità, il paradiso nel nostro cuore, alleluia. Ma grazie perché tutto questo ha un senso nella misura in cui si traduce in un bene per chi c'è accanto, Signore. Prima per i nostri familiari e poi a circuiti sempre più ampi per il nostro prossimo, Signore. Ti chiedo di poter stimolare in ognuno di questi miei fratelli nella mia vita una nuova consacrazione al servizio delle necessità che ci circondano, familiari, comunitarie, il nostro prossimo, Signore. Affinché in questo possiamo esprimere lo Spirito di Cristo che hai messo nei nostri cuori e compiacere a te. Grazie Padre, perché questo crescerà.